bello potente tra le macchine. Ma vabbè, ma zio, ma sei, cioè, sei passato, no, sei passato. Ah, io pensavo che tu stessi passando tra le macchine, che ci fosse la polizia dietro. Cioè, sei passato in mezzo alla polizia. Però ho capito, perché non... Ma zio! Tipo, a inizio video, quando parto, c'è di fianco un mio amico. A sinistra, no? E lui non aveva fatto niente, cioè lui era pure... Ah, ma è quello che ha picchiato! È lui! No, no, spiega, zio, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Aspetta un secondo, quando è che ci siamo... Tu me l'avevi spiegata sta roba il giorno che è successo? Era la sera che c'avevi il Ferrari, che siamo andati al Mac, tutte cose. Ah, infatti, figa. Pazzesco, bro. Vai, raccontala. Vai, raccontala. Io non so niente, la chat è curiosa. Cioè, questo ho sentito, cioè me l'hanno raccontato, perché ovviamente una volta che mi sono girato ho iniziato a piottare, a prendere via a caso, perché non volevo neanche girarmi, no? Adrenalina cannone. Esatto. E a quanto pare il ragazzo che era di fianco a me, tipo, si è girato e si è messo in mezzo per non far prendere un altro ragazzo che per questioni legali non poteva farsi prendere, ok? Ok. E hanno preso questo ragazzo qui, ma, cioè, l'hanno arrestato come se fosse un criminale incallito, cioè, in due, sbattuto sulla volante, manette. Gli hanno portato la bici in centrale solamente perché pensavano che avesse, tipo, del fumo dentro la bici, una roba del genere. Ma scusa, ma lui però... Scusami, ma lui non stava pinnando, cioè nel senso è stato... Cioè l'hanno preso perché dovevano prendere qualcuno, perché gli sono girati i coglioni, sono sentiti fessi o... Vabbè, allora di sicuro gli fa incazzare se gli impennata prima l'ha fatta, però sono io quello che è passato di fianco alla macchina, sono io quello che è andato avanti, capito? Ok. E allora ne hanno preso uno a caso, poi... Hanno preso lui, calcetti sui piedi, cioè proprio come gli arresti che mi trovo qua in giro solitamente, solo per un ragazzo che stava andando in bicicletta, praticamente. E appunto gli hanno portato la bici, cioè gli hanno detto che gli hanno portato la bici in caserma solo per fargli un controllo su tutta la bici, sennò gli lasciavano lì la bici sul... Che vuol dire per fargli un controllo su tutta la bici? C'è anche una foto sull'articolo di giornale che fa ridere. Però non lo so, magari c'è tipo il doppio fondo dentro la bicicletta, ste stronzate qua. Tutte le volte che ti arrestano, che non sanno cosa dirti, ti dicono che sospettavano che fossi in possesso di sostanze. Cioè, il classico... Vabbè, ci sta, zio, ti fai incazzare. Cercano di fotterti. No, non è che cercano di fotterti, è che giustamente, cioè, vedono un ragazzino che gli impenna davanti... E praticamente li stai sfidando e loro ti devono far capire che sei un coglione e ti devono aprire il culo. Chiaro, se prendi uno che non c'entra un cazzo, vabbè, poverino, dici. Ma chi è che era il ragazzo, tra l'altro? Perché prima ha scritto Bomboclat, ma è Seba. Non c'entra niente. Sì, si è scritto Bomboclat, probabilmente è Seba. Ma scusa, ma ti faccio una domanda. Tu hai visto la polizia ed è stato... un atto premeditato oppure stavi passando e vabbè, cioè è comparsa, è spawnata la volante, vabbè. Tu devi capire che... No, bro, che se vedi la clip, cioè, allora, una volta che entri in mezzo alle macchine, non le vedi, non puoi droppare perché sennò cioè, finisci dentro la macchina davanti, no? Io avevo iniziato già a impennare, sono entrato dentro le prime due macchine e mi sono trovato la macchina davanti. Poi, ovvio, cioè, io comunque avevo la GoPro in testa, stavo registrando, ho detto faccio la clip. Sì, sì, però è spawnata lì, cioè, comunque, cioè, non è che l'hai pensata. No, ma va, non è che me la sono andata a cercare. No, no, quello no. Cioè, però c'è il video, invece. Ti prego, l'hai mandato il però video. Però c'è il video, che non ho mai messo, perché appunto c'era la questione del... Poi è uscito anche un articolo con la foto che faceva molto ridere, perché i poliziotti erano in quattro in macchina. E no, non mi ricordo. Comunque non ci stavano tutti i poliziotti in macchina, un poliziotto andava dietro la volante con la bici del ragazzo. Ma pedalava? Sì. Mica, già, tu penso vedere proprio un poliziotto con una bici magari tipo tutta griffata, non lo so, tutta chittata. E che sta seguendo una volante. Cioè io penserei, non so, la vedi dall'esterno, dici un ragazzo che era in bici ha inculato la macchina alla polizia e c'è il poliziotto che lo sta seguendo con la sua bici. Ma io penso che uno drogato è vestito da poliziotto ed è in giro in bicicletta che sta seguendo una volante. Sì.